Mezzo corona in cerca del bis casalingo. Erice per non perdere il treno delle prime. Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti al Pala Fornai, dove andrà in scena la terza giornata della Serie A Beretta femminile. Ecco le squadre che si caricano prima dell'inizio dell'incontro. 60 minuti che, seppur alla terza giornata, diventano già fondamentali per entrambe le squadre. Erice perché si vede retrocessa in nona posizione dopo che il giudice sportivo le ha annullato la vittoria in trasferta a Malo per un'irregolarità nel tesseramento di Alessandra Di Lisciandro e Melina Cozzi. Melina Cozzi che tra l'altro oggi sarà presente qui sul parquet del Pala Fornai. Mezzo corona che cerca la seconda gioia casalinga davanti al suo pubblico dopo l'ottima vittoria contro il Malo. Malo che torna sempre per queste due squadre. 28-25 perentorio, una vittoria non diciamo mai in discussione ma netta. Il mezzo corona è sempre stato in vantaggio, è quasi tutto pronto, le squadre sono già in campo, si attende solo il corretto posizionamento dell'operatore DAE e poi si apriranno le danze di questa terza giornata. Mezzo corona Erice che insieme a Malo Pontinia costituisce l'anticipo. Altri match in calendario alle 18.30 Cassano Brixen e Salerno Casalgrande, mentre alle 19.30 sarà il turno di Leno Ferrara a chiudere il posticipo. Alle 20 Padova Mestrino, un derby tutto pepe dove le padrone di casa cercheranno di portare a casa i primi due punti della stagione. Il primo proprio contro Erice in Sicilia, al Palacardella, dove hanno strappato un punto preziosissimo contro le Arpie Neroverdi. Mestrino che invece guarda tutte dall'alto, prima posizione, 2-2. Ma ritorniamo qui al 40-20 rotaliano, dove la coppia arbitrale costituita dai signori Zappaterreno Anastasio inizia proprio il mezzo corona, giro palla. Saluto tra le atlete di entrambe le squadre, un classico. Ma adesso sarà una battaglia per 60 minuti a Nagara Campestrini. Il giro palla per Emma Girlanda, posizione di centrale, la vicentina alla seconda stagione con la maglia bianco-blu. Anna-Chiara Campestrini cerca Aurora Gislimberti, si alza il braccio del passivo, Gislimberti, il tiro, palo, gol! Subito vantaggio del mezzo corona che raccoglie il grido di giubilo dei propri supporters. Risponde adesso l'Erice con Polina Gorbaciova che chiama subito lo schema, è affiancata dalla Gucic e attenzione a Domenica Satta. Ancora Erice, fischia il signor Anastasio, ottima l'intuizione di Domenica Satta, top scorer con 17 reti in due giornate. Riparte ancora l'Erice. La Gucic ha cercato il pivot, ma c'è la parata di Michi Razzica. Erice che ha un roster ampissimo di indiscussa qualità, ma che si trova a rincorrere qui il mezzo corona. Sembrava aver perso il possesso, invece la palla è uscita al lato. Nulla ha potuto Antonella Coppola sul recupero. Riparte, attenzione, Emma Girlanda che ha rischiato tantissimo. Poi dall'ala Martina Betta, serve Anna Chiara Campestrini. Poi troppi passi, sanzione inflitta qui a Emma Girlanda. Poi il contropiede dell'Erice con Antonella Coppola. Prima rete per l'Erice
undicesima stagione per Antonella Coppola, che non ha bisogno di presentazioni. Nasce come pivot, adattata dalla sinistra, classe 86. Per lei ben 8 scudetti conquistati nella sua Salerno. Per Antonella Coppola, che è nativa in realtà di Capaccio Pestum. Attenzione qui, Martina Pavlovic trova il fallo. Ha arrischiato qualcosa la difesa dell'Erice, in particolare la Gucic. Attacca adesso ancora il mezzo corona, che cerca di insidiare la difesa avversaria, ma perde palla. Riparte la Ravas, il pallone però è fuori. E ancora mezzo corona ad attaccare. Sono trascorsi 3 minuti e mezzo. Risultato è fermo sull'1-1. Anna Chiara Campestrini cerca ancora l'anticipo. Melina Cozzi, qui Aurora Gislimberti commette sfondamento. Palla per l'Erice. Fase iniziale, ancora si studiano le due squadre. Perde palla anche l'Erice. Poi cerca di partire in contropiede la Pavlovic, che viene fermata in maniera veemente da Domenica Satta. Fallo. Costruisce adesso con calma il mezzo corona, non deve affrettarsi perché deve cercare il giusto pertugio. Una difesa abbastanza rocciosa quella dell'Erice, nettamente più alta, più centimetri del mezzo corona. Giro palla di Girlanda per Campestrini. Campestrini che vede Girlanda che si libera in rete. Non può nulla Magdalena Berkic, e quindi 2-1 per il mezzo corona. Poi il signor Anastasio richiama l'Erice per far ribattere. Erano ripartite le siciliane in maniera irregolare, secondo Maurizio Anastasio, che ricordiamo viene coadiuvato da Mauro Zappaterreno. Attenzione ancora l'Erice, che attacca in velocità Maddalena e poi Domenica Satta trova sulla sua strada una favolosa Niki Razzica. Ricordiamo, nel secondo tempo col Malo ha praticamente chiuso la porta e permesso al mezzo corona centrale il primo storico successo. Frattempo Anna Chiara Campestrini attacca, murata dalla Gucic, ma è stato commesso un fallo sui danni e per questo motivo ci sarà un cartellino giallo ai danni di Polina Gorbaciova. Inflitta una ammonizione al terzino centrale estone, classe 2002. Anna Chiara Campestrini attacca, poi Girlanda serve Gislimberti, che vede l'italiano. Pessima però la presa, era un passaggio a dir poco difficile. Palla persa, ne approfitterà l'Erice con Gucic? No, perché Razzica è sempre lì, ferma sulla linea dei 6 metri, allunga la mano. Poi qui il suggerimento di Girlanda per Betta, Betta che poi viene praticamente intercettata dalla Satta. Riprende quindi il mezzo corona, fase offensiva per le rotaliane. Anna Chiara Campestrini, occhio al tiro di Gislimberti altissimo, che quasi colpisce i banner pubblicitari. Troppo alta però la conclusione, ha chiuso poco con il polso. Nel frattempo attacca la Gorbaciova. MVP nonché top scorer del campionato estone nella Serie A 2021. Attenzione ancora la Gucic, che punta la difesa rotaliana. Bene la Pavlovic, aiutata ottimamente da Anna Chiara Campestrini. Poi occhio proprio alla Campestrini, che vede la chiusura di Domenica Satta su Emma Girlanda. Adesso difesa schiacciata, 6-0 per le ericine. E occhio alla Campestrini, il tiro al lato ma è stata spinta. Si riprenderà allora con il mezzo corona in attacco.
Ancora Campestrini per Girlanda, Gislimberti. Gislimberti che serve Betta, poi il passaggio veloce a Campestrini che si gira, la palla ritorna da Aurora, Gislimberti che trova l'allungo. 3-1 per il mezzo Corona, che parte molto ma molto bene e al settimo trova il doppio vantaggio sull'Erice. Si organizza adesso la squadra ospite, che non si aspettava sicuramente uno score del genere dopo 8 minuti, una partenza da dimenticare. Attenzione ancora a Niki Razzica, poi lascia sola Alexandra Navas, ma ancora Niki Razzica, che parata dell'estremo difensore ellenico che dice di no prima alla satta e poi ad Alexandra Navas da ottima posizione a tu per tu, incredibile. Niki Razzica sicuramente ottimo, l'innesto del portiere greco nel roster del mezzo Corona, che adesso attacca per la rete del più 3. Qui è Magirlanda, spinta a terra dalla Gucic, era in realtà già in caduta libera, aveva cercato di inserirsi, gli spazi però erano chiusi. Qui palla persa, la Navas, un campo aperto, cerca di chiudere la Gislimberti, poi all'incrocio dei pali, questa volta non può nulla Niki Razzica, a vincere il duello è Alexandra Navas. 3-2 al nono minuto di gioco, partita aperta, incontro vivace. Attaccano le rodaliane, sempre concreto il giro palla delle donne di Sonia Giovannini. Qui scambio molto bello, un incrocio tra Gislimberti e Girlanda, Girlanda che poi salta, c'era stato l'anticipo ancora di Satta, quindi Gislimberti da sola chiusa, ci sarà una ripresa dai 9 metri. Gioco ancora fermo, nel frattempo avvicendamento, è entrata in campo Luisa Dalla Valle e qui conclusione alta. Ancora errore in attacco per il mezzo Corona. Satta cerca di divincolarsi dalla difesa tenace di Eleonora Italiano. Tenace ed efficace, ma Erice ancora in attacco. Gorbaciova. Di ritorno il pallone dalla Gucic. Ancora Gorbaciova allo scambio. La palla per Domenica Satta, ancora la Gucic, si alza il braccio del passivo, deve assicurarsi questa azione l'Erice per cercare il pareggio, che trova con Polina Gorbaciova. 3-3, sembrava che stessero chiamando il fallo, si era praticamente fermata la difesa del mezzogiorno. Molto brava Polina Gorbaciova a trovare questo gol di rapina che vale il pareggio all'undicesimo minuto di gioco. Attacca ancora il mezzo con Gislimberti, la palla colpisce la traversa, non ravvisano nulla i direttori di gara. Erice che adesso attacca per cercare il primo vantaggio del match, la Gucic serve benissimo. Qui Antonella Coppola, vice capitano delle Ricine alla seconda stagione con le siciliane. Errore clamoroso per Antonella Coppola, per anni punto fermo della nazionale italiana. Attenzione qui Luisa Dalla Valle commette sfondamento, a dire il vero i difensori avversari erano in movimento. Attenzione a Domenica Satta, poi questa palla toccata da Niki Razzica sembrava averla fatta sua e invece un pallone che si infila alle sue spalle in maniera anche beffarda. 4-3 al dodicesimo, si registra il primo vantaggio delle siciliane. Attacca ancora il mezzo Corona mentre ha fatto il suo ingresso in campo Violetta Vegni.
proprio Lavegni a passare il pallone velocemente a Campestrini, che poi commette ancora una volta sfondamento. 4-3 Pellerici, che adesso può allungare, non lo fa. Il tiro della Satta bacia la traversa, la parte superiore della traversa, e si infrange fuori. Mezzo corona graziato, ma è ovvio che adesso deve cercare di andare in rete. Sono 5 minuti che la palla non varca le spalle di Magdalena Berkic, e il tempo, il cronometro continuerà a scorrere, perché in mezzo corona ha perso un'altra palla ed è Lerice questa volta nel capovolgimento di fronte a cercare la quinta rete. Gucic per Gorbaciova. Lo scambio proprio con il numero 14 nero verde, Melina Cozzi, al centro delle polemiche in virtù della sconfitta a tavolino per 5-0 contro Malo delle Ricine. Nel frattempo 5 sono anche le reti realizzate dalle ospiti, con Polina Gorbaciova leader indiscussa del match. Ne approfitta però Sonia Giovannini per richiamare l'attenzione delle proprie ragazze, che sono giunte a 6 minuti di sterilità offensiva e che praticamente hanno registrato un break di 4-0 a sfavore. Parlano entrambi gli allenatori adesso. Cerca di trovare degli accorgimenti Fernando González Gutiérrez, classe 78, allenatore spagnolo della formazione siciliana. Ha allenato in Spagna, in Colombia e negli Emirati Arabi, dove ha vinto ben 2 supercoppe. Laureato in psicologia dello sport, saprà sicuramente come incoraggiare a livello mentale le proprie ragazze. Vedremo la risposta però delle atlete allenate da Sonia Giovannini, che ha chiamato questo time out a 13 minuti e 38 per cercare di invertire il trend negativo. Attacca adesso il mezzo corona Gislimberti per Campestrini. Dalla valle ancora Gislimberti, che cerca di scavalcare l'avversario, poi il passaggio al pivot. Dalla valle che trova il fallo, ancora dalla valle servita velocemente. Cioè Vegni, servita velocemente da dalla valle. Gorbaciova per Gucic. Gucic serve la Gorbaciova, c'è stato il taglio. Alessandra Navas ha cercato l'inserimento, ancora Gucic, Antonella Coppola, che nel frattempo si è spostata nella sua posizione usuale, quella del pivot. Attenzione a Cozzi, Gucic, rete di Gucic, 6-3. Attacca il mezzo corona, lo fa però in maniera troppo frettolosa. Vediamo Martina Betta, pallonetto delizioso che beffa il portiere avversario. Non può nulla Magdalena Berkic. Gucic per Ravas, ancora Gorbaciova. Giro palla molto lento per Lerice, che cerca di organizzare la manovra, deve gestire questo vantaggio di 2 reti. Gorbaciova, qui un blocco di Antonella Coppola, fallo però per Lerice, e si ripartirà dai 9 metri. Ancora attenzione, qui lo spazio si libera per Melina Cozzi, che poi viene fermata in maniera irregolare dal difensore del mezzo corona, Luisa Dalla Valle. Tiro dei 7 metri,
va alla battuta Anna Maria Gucic. Vedremo se il numero 21 nero verde riuscirà a beffare ancora una volta la razzica. Invece no, la palla finisce fuori. Si salva il mezzo corona. 16esimo minuto, il punteggio è di 6-4. Coraggio Slimberti. In affanno le rotaliane che non trovano la giusta soluzione in attacco. Adesso si alza anche il braccio del passivo, devono andare a concludere. Campestrini per Gislimberti che cerca di entrare, poi viene fermata in maniera irregolare e quindi ci sarà un tiro dai 7 metri. Vedremo se l'esito sarà questa volta positivo. È proprio Aurora Gislimberti ad occuparsi di questa battuta. Il tiro in rete, 5-6, accorcia le distanze il mezzo corona. Ha sortito i giusti effetti il time out chiamato da coach Giovannini. Si riduce lo svantaggio da due reti ad una sola. Parziale di 2-1. Attenzione Alexandra Ravas. Gucic per Gorbaciova, ancora satta. Passi per Polina Gorbaciova che poi si scontra in maniera del tutto involontaria con Naghera Campestrini. Poteva ripartire sicuramente meglio il mezzo corona. Attenzione a Campestrini. Si alza Melina Cozzi. Poi difesa ancora schiacciata. Qui Martina Betta cerca il duello. Poi Campestrini. È entrata anche Jessica Lona. Jessica Lona tra le migliori realizzatrici della partita. Osserva poi Nachiara Campestrini. Non ci pensa due volte. Si inserisce. Trova la rete del pareggio, ma anche una sospensione per Alexandra Ravas. Siamo a 17:44. Tutto da rifare per entrambe le squadre. 6-6. C'era stato un tentativo di fuga dell'Erice. Mezzo corona, però, ha riequilibrato il match. Erice ancora avanti con la Gucic, chiama lo scalo a Gorbaciova, sale la Cozzi per Coppola. Coppola che si piazza poi sui 6 metri insieme proprio alla Cozzi, invasione però fischiata proprio ad Antonella Coppola. Poi Campestrini e mezzo corona che dopo 7 minuti all'opportunità di portarsi in vantaggio con Martina Betta, il palo a dirle di no però. Ancora Erice, addirittura la Berkic esce quasi a centrocampo per far ripartire l'azione. Pallone custodito adesso da Polina Gorbaciova, il passaggio alla satta, Cozzi, lo scambio, Gucic, Coppola che va a destra, poi un sottopassaggio splendido schiacciato da parte di Polina Gorbaciova. L'esperienza del centrale estone, solamente 19enne, ma già con tanta gavetta alle spalle. Qui palla persa per il mezzo corona che paradossalmente con un uomo in più non riesce ad organizzarsi bene in attacco. Erice in attacco, in affanno il mezzo corona. Attenzione qui a Satta che ha cercato di servire la Coppola, la palla però è persa. Attenzione a Betta che vede Violetta Vegni. Gorbaciova però letale in attacco ma anche in difesa, trova un anticipo che salva le sue. Praticamente Violetta Vegni era tu per tu con Magdalena Berkic. E mezzo corona che sciupa così un'altra possibilità. Nel frattempo Erice ritrova la parità numerica. Al posto però di Alexandra Ravas è entrata Chiara Priolo. Nel frattempo time out chiamato da Fernando González Gutiérrez.
siamo al 20esimo, mancano veramente poco meno di 10 minuti alla fine di questo primo tempo che ha visto tanti ribaltoni. Mezzo Corona con un avvio sprint, così come contro il Malo. Erice che alla lunga ha saputo rosicchiare lo svantaggio, riportarsi in avanti, e Mezzo Corona che al 18esimo aveva riagguantato il pareggio e che poi nel corso degli ultimi due minuti si è vista in superiorità numerica piazzare un break di 1-0, quindi 7-6 al 20esimo. Tanto da parlare per entrambi gli allenatori sicuramente nel corso dell'intervallo. Passati questi 60 secondi di time out, però le squadre ritornano in campo. Attaccherà l'Erice dalla sinistra alla destra dei vostri schermi. Mezzo Corona a difendersi sul Gerflor del Palafornai. Tutto pronto, è il signor Zappaterreno a fischiare la ripresa del gioco. Occhio alle arpie in attacco. Satta, serve Gorbaciova, poi dall'ala Cozzi. Razzica, ancora decisiva. Campestrini, il pallone di ritorno dalla Girlanda, poi per Vegni che lotta come una leonessa. Campestrini, era chiusa Luisa Dalla Valle, poi qui il pallone perso, forse aveva colpito il piede della Gorbaciova che riparte in contropiede e trova l'allungo 8-6. Qui una clamorosa svista arbitrale, c'era stato un netto tocco di piede sul passaggio di Annachiara Campestrini a Violetta Vegni. La Gorbaciova aveva toccato con la punta, non hanno ravvisato ciò però i direttori di gara. La Gorbaciova poi è ripartita in contropiede e ha violato la soglia di Niki Razzica per l'8-6. Con qui le ricine conducono l'incontro, Jessica Lona con il piede, Magdalena Berkic riparte in contropiede ancora una volta l'Erice. Qui palla accompagnata per Antonella Coppola. Attenzione però, c'è tanta distrazione e mancanza di concentrazione da ambo le parti. La Coppola che ha perso un pallone di fuoco, sarebbe stato veramente letale il gol del 9-6. Ma il Mezzo Corona non è da meno, tanti errori basilari. Poi Jessica Lona per Girlanda, qui ancora una volta è Coppola ad anticipare, poi il fallo di Girlanda. Difficoltà nella costruzione, nella circolazione della palla per il Mezzo Corona, a differenza dell'Erice che però non riesce ad incidere in attacco nella fase conclusiva. Attenzione Gorbaciova, qui anticipo fantastico per Luisa Dalla Valle che poi è tutta sola, no, arriva in supporto Girlanda che a rimorchio realizza la rete dell'8-7. Accorcia nuovamente le distanze del Mezzo Corona, lo fa con Emma Girlanda. Attacca l'Erice. Adesso è solamente di una rete il vantaggio delle donne di Gonzalez Gutierrez, che sale però a due con quest'altra rete dall'ala di Melina Cozzi. Campestrini, fermata da Priolo, si continua a giocare dalla Valle e serve Vegni, poi la palla scorre. C'è stato un duro contatto tra Campestrini e Priolo, hanno applicato la regola del vantaggio i direttori di gara, vantaggio che poi non è stato sfruttato alla perfezione dal mezz'ora, ha perso palla, la perde però nuovamente anche l'Erice, quindi 9-7. Palla affidata ad Emma Girlanda, classe 2004. Ancora Emma Girlanda per Annachiara Campestrini che serve dalla Valle.
Campestrini per Girlanda, rete 9-8, ben due reti di Emma Girlanda consecutive che riaprono le speranze del mezzo corona. Poi tiro dai 7 metri per questo fallo di Violetta Vegni e danni di Polina Gorbaciova. Rumoreggia il pubblico di casa dai 7 metri, questa volta cambia l'esecutrice, non c'è più la Gucic ma Domenica Satta, la Satta che poi trova l'angolo perfetto che Befani grazzica e riporta il vantaggio a due reti, 8-10, siamo quasi alle soglie del 26esimo minuto di gioco. Attenzione a Campestrini, palo, il secondo colpito dal mezzo corona dalla valle, ancora l'intervento della Berkic, poi Priolo, questa palla è un po' indecisa, Campestrini aveva cercato di ottenere uno sfondamento, poi in realtà il mezz'ora recupera palla perché in una fase convulsa di gioco Martina Pavlovic si appropria della sfera, a lei sono rivolti gli applausi del Palafornai. Martina Pavlovic che ha recuperato da un infortunio. Campestrini serve ancora una volta Luisa Lavalle che cerca la conclusione dall'ala, passa tra primo e secondo Beffa, Priolo e Gorbaciova, ma anche Magdalena Bergic, 9-10, non faccio in tempo a ragionare il risultato che Erice ribatte 9-11. Attenzione qui però c'è un fallo in attacco del mezzo corona, quindi palla persa, il risultato rimane inchiodato sull'11-9 per l'Erice. Nel frattempo entra in posizione di terzino destro anche Brunella Iudisa, argentina. Attacca adesso ancora l'Erice ma Priolo non riesce a sfruttare l'assist delle compagne, qui difesa quasi a uomo, una marcatura stretta della Cozzi su Girlanda che poi ritorna sui 6 metri a coprire proprio su Martina Pavlovic. Attenzione Campestrini, un bel passaggio dietro la schiena che non trova dalla valle ma Chiara Priolo, e quindi 12-9 per l'Erice che allunga nel finale di primo tempo, siamo al 27esimo, 9-12, parziale di 2-0 per l'Erice. Vede sfumare troppi attacchi il mezzo corona. Attenzione adesso Emma Girlanda, il pallone schiacciato viene però fermata in maniera irregolare Emma Girlanda, e quindi ci sarà un altro tiro dai 7 metri. Luisa Dalla Valle sulla linea dei 7 metri, Dalla Valle contro Berkic, rete 12-10. Si arrabbia Gonzales che comunica con le sue ragazze in inglese, nel frattempo è entrata anche Lorena Benincasa, una delle veterane proprio della formazione ospite, lei classe 85, con la coppola ha condiviso uno scudetto a Salerno, ha militato tra le altre a Lanzara, al Ferrara, al Teramo ma anche nella nazionale italiana. Nel frattempo 13-10 per l'Erice, mancano poco meno di due minuti alla sirena del primo tempo, e Magirlanda attacca, il passaggio per Jessica Lona, poi qui atterrata Martina Pavlovic, poi contropiede dell'Erice, ancora Oppolina Gorbaciova, Maniki razzica, encomiabile, ha risolto così questa situazione di stallo e di pericolo, meraviglioso l'intervento di Niki Razzica. Ancora Emma Girlanda, Lona Dalla Valle che nel frattempo cercava il taglio, attacca ancora il mezzo corona,
Lona si alza il braccio del passivo. Attenzione a Dalla Valle che cerca Pavlovic, poi tiro dai 7 metri, hanno difeso in area le Ericine. E ancora una volta è Luisa Dalla Valle che si occupa della battuta dai 7 metri. Questa volta restano con il fiato sospeso i tifosi di casa. Il pallone di Luisa Dalla Valle beffa Magdalena Berkic che l'ha appoggiata morbidamente quasi all'incrocio dei pali sotto il set. Mancano 15 secondi, attacca l'Erice, cerca il più 3, qui la Cozzi sul primo palo di prepotenza, mancano 6 secondi, il mezzo corona potrebbe concludere, vediamo però Emma Girlanda, mancano 2 secondi, deve tirare e poi il passaggio a Lona, scade il tempo. Squadre all'intervallo sull'11-14, come avete potuto constatare in questi primi 30 minuti è un match in cui può accadere di tutto. Vi consigliamo perciò di rimanere sintonizzati qui su Eleven Sports per seguire la ripresa tra Mezzo Corona ed Erice.
si consultano i direttori di gara, poi è Anastasio a dare il via alla ripresa di mezzo Corona Erice. Si riparte dal 14-11 costruito dalle Ericine nel primo tempo. Ericine che hanno bisogno di vincere questo incontro per smuovere la classifica, salire quindi a quota 3 punti. Palla fuori ma a tiro dai 7 metri. Nel frattempo vi ricordiamo la classifica che al termine della seconda giornata recita: Mestrino, Brixen e Casalgrande in vetta a 4 punti, seguono Salerno, Malo, Pontinia e mezzo Corona a 2, Padova Erice un punto, poi ancora ferma al palo Cassano, Ferrara e Leno, mentre la formazione ospite ripassa in vantaggio con il numero 17 Polina Gorbaciova. Tanti i tiri dai 7 metri assegnati nel corso del primo tempo. Uno, quello fallito dall'Erice. Gislimberti, sfondo. Anche questa volta però il difensore era in movimento. Attenzione all'Erice che attacca sempre con Gorbaciova. Vero terminale d'attacco delle neroverdi. Gislimberti in tutta velocità, serve Martina Pavlovic, rete, nulla da fare per Berkic che ha deviato il pallone ma alle sue spalle. 15-12, un parziale di 1-1 trascorsi 2 minuti dall'inizio del secondo tempo. Organizza Lorena Benincasa. Attacca l'Erice, Benincasa che serve il pivot, gran rete questa di Antonella Coppola, 16-12. Antonella Coppola che poi si rimpossessa di nuovo del pallone, un'ingenuità quella commessa dal mezzo Corona che perde una palla florida e rischia adesso di andare sotto di 5 reti. Attenzione, Gorbaciova per Benincasa. Ancora Benincasa, cerca la conclusione, fallo. Si era accentrata troppo. Sarà ben chiusa da Violetta Vigni. Attenzione, Benincasa, Benincasa. Serve Iudica che trova il 17-12. È il massimo vantaggio sinora raggiunto dall'Erice. Un 12-17 che tronca le gambe al mezzo Corona. Vedremo se saprà reagire qui Gislimberti. Il tiro però viene deviato alto dalla Berkic. Benincasa, la partenza in velocità per Iudica, deviata però in maniera beffarda la conclusione della Iudica. Rete, 18-12, adesso prende il largo l'Erice, deve assolutamente rispondere però in mezzo Corona. Un avvio shock per le rotaliane che hanno subito un parziale di 4-1. Adesso si gira il pivot di casa, Marica Pilati che trova un tiro dai 7 metri, rete, no, Luisa Dalla Valle si fa incantare da Magdalena Berkic, errore anche per mezzo Corona dai 7 metri. E poi qui parata di Razzica, saranno decisivi i suoi interventi, sicuramente dovranno aiutare le proprie compagne che adesso sono in totale confusione. Ancora Erice in attacco, la manovra che passa per le mani di Benincasa che serve Priolo, poi attenzione Cozzi che
va per Gorbaciova, fallo in attacco, perde il possesso l'Erice, una manna dal cielo per il mezzo corona. Attenzione adesso a Cozzi che cerca l'anticipo su Gislimberti. Gislimberti che poi la passa a Veronese, ancora Gislimberti, fa tutto da sola e trova una rete meravigliosa. Aurora Gislimberti, una rete sicuramente da rivedere, quella del 13-18 realizzato da Aurora Gislimberti. Qui chiude Giada Veronese, Erice è sempre in attacco. Sono momenti questi delicatissimi per entrambe le squadre. Erice per cercare di chiudere la partita, indirizzare i due punti verso la Sicilia, mezzo corona per cercare di riaprire la pratica. Perde ancora un altro possesso l'Erice, cercherà di rosicchiare un'altra rete, il mezzo corona. Nel frattempo Girlanda si va a impeciare le mani, il pallone è scivoloso, lo attesta questa ricezione di Giada Veronese. Attenzione Girlanda, però viene fischiato l'intervento di Priolo su Dalla Valle. Nel tempo Gislimberti per Veronese, attaccata da Benincasa. Gislimberti trova lo spazio libero. Qui però il movimento di Martina Pavlovic va incoronato perché ha liberato la compagna, le ha permesso di andare a scaricare in rete in totale scioltezza per il 14-18, che rimane così perché la conclusione di Polina Gorbaciova colpisce il palo e termina a lato senza alcuna deviazione del mezzo corona. 14-18, ma il discorso rimane aperto perché adesso è il mezzo corona ad attaccare quando siamo al 37esimo minuto di gioco di questo match che oppone mezzo corona ed Erice. Fallo su Martina Pavlovic, mezzo in attacco. Qui Luisa Lavalle cerca la conclusione personale, viene fermata però prima dalla Berkic la sua conclusione e poi dai direttori di gara che hanno ravvisato un fallo di Priolo proprio su Luisa Lavalle. Ancora Emma Girlanda che serve Gislimberti e il palo ad aiutarla, un ottimo supporto, il montante della porta difesa da Magdalena Berkic. Qui controparziale di 3-0 per il mezzo corona, la ferma è sempre la solita, quella di Aurora Gislimberti. 15-18, sembrava chiusa invece l'ha riaperta il mezzo corona. Nel frattempo però spara le sue cartucce anche l'Erice che trova il 19-15 in suo favore. La rete è sempre di Melina Cozzi. Girlanda, qui la palla le viene scippata, si lamenta Judica perché aveva toccato il pallone, invece le è stato sanzionato un fallo contro. Veronese per Gislimberti, si libera Pavlovic, si gira ma viene chiusa, poi Gislimberti trova la Pilati, poi fase un po' confusionaria, ne esce vincitrice l'Erice. Palla persa ed Erice che adesso attacca per il più 5. Si ferma il momento positivo per il mezzo corona che adesso deve difendere per cercare poi progressivamente di riavvicinarsi alle siciliane di Gonzalez Gutierrez. Benincasa giudica, Benincasa che serve Priolo, subentrata Ravash, giudica, parata di Niki Razzica, poi è Priolo a chiudere la volta su Gislimberti che riparte in tutta velocità. Tante reti del mezzo corona sono nate proprio sulla sua velocità, qui però la palla viene persa dopo una serie di rimpalli. Luisa Dalla Valle si vede scippare la sfera proprio da Chiara Priolo, che paradossalmente aveva iniziato proprio la manovra difensiva dell'Erice con quella chiusura su Aurora Gislimberti. Siamo giunti ormai
al 10° minuto della ripresa. Il risultato è sul 19-15 in favore dell'Erice, ben in casa. Attenzione qui ad Antonella Coppola, poi la chiusura su Polina Gorbaciova, perfetta di Gislimberti in accoppiata con Veronese. Sfondamento fischiato, Polina Gorbaciova attacca, attenzione, Emma Girlanda, rete fantastica in caduta libera, schiaccia il pallone, 16-19, mancano ancora 20 minuti, il discorso è tutto aperto. Se ne accorge Gonzalez Gutierrez che stringe tra le mani il cartellino del time out, vedremo se lo chiamerà proprio durante questa azione. Nel frattempo attacca l'Erice, Gonzalez dà le indicazioni, Gorbaciova che si sposta adesso sul versante destro. Gorbaciova che ricordiamo nasce come centrale, adattata, perdonatemi, qui terzino destro, poi addirittura si sposta alla destra adesso, ben in casa, e trova una conclusione velenosa su cui Razzica non può nulla. 16-20, abbastanza puntigliosi i direttori di gara sulla ripresa. Frattempo attacca con il doppio pivot il mezzaluna che cerca gli spazi, qui però passaggio di Girlanda per Dalla Valle sconclusionato, recupera un altro pallone l'Erice che adesso si può riportare sul più 5. Mezzo corona che sembra ogni volta andare vicino lì lì a recuperare l'incontro, però poi commette delle ingenuità abbastanza pesanti. Coppola, una conclusione tutta forza, aveva cercato il tiro a sorpresa, la palla però si staglia sul fondo e qui sbagliato il suggerimento di Gislimberti per Pilati, per Dalla Valle anzi, perdonatemi. L'intuizione in realtà era ottima, il passaggio un po' meno. Hanno cercato di sorprendere le rotaliane e la difesa dell'Erice. Fatto sta che sono trovate con nulla di fatto. Adesso subentra ancora la Judica. Ben in casa per la Gorbaciova. Gorbaciova che rientra e lo scambio di posizione. Attenzione Cozzi che va a cozzare contro la difesa bianco-blu. Si alza il braccio del passivo, cercherà la conclusione proprio Polina Gorbaciova, Judica invece il pallone per la Gorbaciova che poi riesce a trovare un tiro dai 7 metri, si era divincolata perfettamente tra un cambio di direzione e un altro. Dai 7 metri, un errore per parte, nel frattempo entra Elena Pedron tra i pali, sarà lei a difendere la porta. Non può nulla però sulla conclusione abbastanza lapidaria di Polina Gorbaciova, 21-16 per l'Erice sempre, quando siamo giunti al 43° minuto. Mezzo corona adesso chiamato agli straordinari, nel frattempo Priolo quasi a uomo su Dalla Valle, tacca a Michela Campestini, poi Gislimberti, qualche passo di troppo però per allora Gislimberti. Attenzione Cozzi in contropiede, pallonetto morbido che si va a insaccare alle spalle di Niki Razzica. 16-22, ristabilisce il più 6 dopo praticamente 10 minuti l'Erice. Non può nulla il mezzo corona, sempre in totale balia delle onde adesso. Attenzione Pavlovic cerca di liberarsi, fallo. Dalla Valle aveva cercato Pilati, palla persa, Erice che cerca il contropiede. Attenzione questa palla perfetta per Priolo che poi sotto l'incrocio realizza il 23-16.
si fa dura per le donne. Bisogna Giovannini. Adesso la difesa dell'Erice diventa anche più dura. Cercano quasi il contatto sulla linea dei 9 metri. Attenzione qui alla conclusione di Anna Chiara Campestrini. Non viene fischiato nulla. Polina Gorbaciova allora ne approfitta per il contropiede. E 24-16, deve solo appoggiarla la Gorbaciova. Più 8 adesso per Erice, con il mezzo corona che praticamente sembra aver staccato la spina. Ancora un cambio per la formazione di casa, entra anche Roberta De Mattio. Campestrini per Gislimberti, palo dove non arriva la bravura, arriva la fortuna per le ricine, che si salvano con questo legno colpito da Gislimberti. Nel frattempo attaccano addirittura per la rete del più 9. Mezzo corona sembra aver mollato. Attacca la squadra delle arpie. Attenzione ancora per l'Erice con Judica, però c'è Niki Razzica. Con la mano a negare la gioia del gol a Judica. Campestrini, poi Campestrini, murata proprio dalla Gorbaciova, contropiede e invece no, sembrava che questa conclusione di Sabrina Colombo stesse terminando in rete. Niki Razzica all'ultimo respiro, adesso è senz'altro in netta salita il percorso per il mezzo corona, che però deve almeno provarci. Gislimberti si gira, 24-17, cercare perlomeno di limare il passivo, non renderlo troppo pesante contro una formazione che, ricordiamo, lotta sì per le prime posizioni della classifica, ma che non fa mistero di ambire anche al titolo tricolore. Quarto posto al termine della regular season nella scorsa stagione, semifinali playoff scudetto, ma anche semifinali di Coppa Italia per l'Erice nella Serie A Beretta Femminile 2020-21. Ma gli innesti compiuti in estate sembrano quasi andare a certificare le ambizioni della squadra di Erice, cittadina di circa 27.000 abitanti, che fino al 1934 si chiama Monte San Giuliano. Il nome Erice deriva da Eryx, che nella mitologia è figlio di Afrodite e di Bute, stato ucciso da Eracle. Da questo il nome al Monte Erice. Erice famosa anche per essere stato set cinematografico di alcuni film. L'ultimo nel 2018, Aquaman, interpretato da Jason Momoa. Nel frattempo fallisce l'attacco in mezzo corona. Il team allenato da Gonzales Gutierrez però attacca con un uomo, con una donna in meno, che c'è stata una sanzione. Ben in casa, rotare il pallone, si alza la Cozzi. Ben in casa, attacca Lorena Ben in casa, parata di Niki Razzica. Ancora il passaggio di Roberta De Mattio, che aveva cercato la Gislimberti, ma trova Marika Pilati che si gira sui 6 metri. 18-24 adesso lo score segnato sul tabellone luminoso del Palafornai. Mancano poco più di 11 minuti al termine del secondo tempo. Un match che comunque è stato molto frizzante, soprattutto nella prima parte. Nella ripresa ha visto quasi un monologo delle siciliane.
che adesso si portano sul 18-25. Mezzo Corona che aveva dominato i primi 10 minuti dell'incontro, tuttora se l'ha portata sul 3-1. Insomma, attacca Erice, ottima la chiusura qui di Emma Girlanda. Bene in casa dalle indicazioni alla Gorbaciova. Bene in casa, una serie di passaggi intensa, fitta, che termina alla destra per Calabriola, si riparte e si alza anche il braccio però del passivo. Qui intuizione di Roberta De Mattio, poi la palla è recuperata molto bene da Nicara Campestrini, che serve dalla valle, non la trova però, invece poi il pallone finisce al lato, quindi Mezzocorona riparte dall'attacco. Sono 7 le reti da recuperare quando mancano 9 minuti e mezzo. Girlanda, ancora l'attacco di Dalla Valle, palo tempo, avvicendamento tra le rotaliane, è uscita la Campestrini, al suo posto Arianna Buratti col numero 99, poi attacca Domenica Satta, trova la rete del 26-18. Sembra averla quasi condotta in porto l'Erice, ormai 8 reti sono tante. Attacca il Mezzocorona che cerca però almeno di agguantare un divario, uno scarto positivo. Poi contropiede ancora Polina Gorbaciova, ma è un'immensa Niki Razzica ad opporsi al centrale estone. Il punteggio rimane inchiodato sul 26-18, Erice in attacco però. Rimessa di Coppola, sempre ben in casa a giostrare la manovra. Nel frattempo rientra alla destra Alexandra Ravas. Satta, qui pessima la ricezione da Gorbaciova, può ripartire subito il Mezzocorona, viene però chiamato il timeout da Sonia Giovannini, quindi 60 secondi di colloquio per entrambe le squadre. 60 secondi in cui il Mezzocorona proverà ad attuare le ultime contromosse, mentre Erice cercherà di sfruttare al massimo il vantaggio e anche di portare lo score ad un divario più netto. Mancano solamente 7 minuti e 49 secondi al termine di questo incontro valido per la terza giornata della Serie A Beretta femminile. Nel frattempo sugli altri campi il Pontinia vince a Malo 22-16. Si portano adesso, si riparte proprio adesso con il Mezzocorona. All'intervallo Salerno conduce 14-8 sul Cassano, su Casagrande, perdonatemi. Attenzione qui a Gisimberti che aveva cercato il passaggio al pivot, però Gorbaciova, ma ancora Razzica, monumentale, un colosso tra i pali. Ancora Mezzocorona che cerca la rete, la 19ª dell'incontro.
ci proverà dai 7 metri con l'inserimento di Luisa Dalla Valle. Emma Girlanda, rete, beffa ancora una volta Magdalena Berkic, 26-19. Mancano 6 minuti e mezzo, non molla il mezzo corona, cerca di infliggere il colpo di grazia all'Erice. Satta per Ben in casa, dall'ala Cozzi, pallone che colpisce il palo e finisce morbido tra le braccia di Niki Razzica. Poi Emma Girlanda che riparte, cerca il passaggio, poi attenzione, trattenuta, 2 minuti di sospensione per Domenica Satta, sanzionato il fallo di Domenica Satta, la trattenuta. E ancora Emma Girlanda contro Berkic, vedremo se il portiere ericino riuscirà ad avere la sua rivincita, e ce l'ha. Poi qui nessuno ad accorrere, il pallone addirittura lo recupera nella metà campo del mezzo corona Chiara Priolo, che si getta in terra e serve poi Cozzi, da cui riparte la manovra poi affidata a Lorena Ben in casa. Peccato qui, perché il mezzo corona poteva andare sul meno 6, ma sul colpo di piede di Magdalena Berkic non c'è nessuno a controbattere. Palla persa dell'Erice, che guadagna però così 20 secondi preziosissimi. Mezzo corona che attacca, attenzione Luisa Dalla Valle, passaggio ad Arianna Buratti, ancora Luisa Dalla Valle, Luisa Dalla Valle, parata di Berkic. Chiama il time out Fernando González Gutiérrez. Vi ricordiamo che grazie ad Eleven Sports avete in esclusiva la Serie A Beretta femminile ed anche quella maschile. Esclusiva di Eleven Sports, grazie alla quale oggi anche nonna Maria da Castelvetrano potrà seguire il match tra mezzo corona ed Erice, al momento inchiodato sul 26-19 proprio per la squadra ospite. Mancano 5 minuti e 10 secondi. Tutto un respiro questi ultimi 5 minuti al Palafornai. Si riparte proprio dal 26-19 con le arpie neroverdi in attacco. Arpia non in senso dispregiativo, ma proprio perché l'arpia è il simbolo della squadra di Erice, che si appresta ad amministrare questo vantaggio di 7 reti ed assaporare così la prima vittoria stagionale ufficiale. Ben in casa, qui Coppola viene anticipata da Martina Betta, che però era praticamente in area, quindi palla ancora all'Erice, attenzione a Priolo che afferra il pallone con i piedi sulla linea dei 6 metri. Attacca Dalla Valle, poi Buratti, rete anche per Arianna Buratti. Rete per la 99 rotaliana. Attacca l'Erice a guidare la difesa. C'è proprio Arianna Buratti, classe 2004, gioca a palla a mano dal 2014, parata di Niki Razzica. Arianna Buratti, anche lei nel 2019 tra le campionesse d'Italia Under 15. Oggi in Serie A ha trovato anche la gioia della rete.
questo 20-26 di mezzo Corona Erice. Qui Dalla Valle viene fermata da Gorbaciova. Pollina Gorbaciova sicuramente tra le protagoniste di questo campionato, lo ha dimostrato oggi punendo diverse volte la difesa rotaliana. Qui anche in questa occasione aveva trovato la rete ma ha commesso un fallo. Attacca Emma Girlanda, attenzione però Berkic dice di no a Elisa Giovannini. Ultimi attacchi di questo incontro. Erice con Gorbaciova, Satta. Ancora Gorbaciova, serve la Gucic. Gorbaciova, il passaggio però non va a buon fine. Aveva cercato la compagna di squadra all'ala sinistra, Silvia Basolu. Ancora Satta, rete per il terzino sardo, classe 78, ha militato nel Nuoro, nel Sassari e poi il ritorno in Sicilia dove aveva già vestito le casacche di Regalbuto e Puntese. Ora Girlanda, nulla da fare, c'è sempre il piede di Magdalena Berkic. Ultime battute. Siamo arrivati alla conclusione del match. Qui la conclusione di Martina Betta deviata in angolo proprio da Gorbaciova, poi Dalla Valle, serve Buratti. Buratti, seconda rete, quella valida per il 21-27, la 20ª e la 21ª per Arianna Buratti. Meno 6, uno score tutto sommato onorevole per il Mezzurona che ci aveva creduto nelle battute iniziali, però ha dovuto arrendersi alla forza dell'Erice che ha un roster sicuramente più ampio ma anche di maggiore qualità. Attenzione qui poi il contropiede di Betta che cerca la compagna, trova Luisa Dalla Valle che poi infilza la Berkic per il 22-27. Mancano praticamente 20 secondi, vedremo quale sarà il risultato definito. Qui ancora un anticipo di Girlanda, benissimo Girlanda, bene il mezzo Corona che se... Attenzione, 23-27, mancano 10 secondi, mezzo Corona che se avesse difeso con quest'impeto sicuramente avrebbe potuto controbattere meglio l'Erice che si aggiudica l'incontro. 27-23 al Palafornai, mezzo Corona che nonostante la sconfitta esce tra gli applausi del proprio pubblico. 27-23, terza giornata della Serie A Beretta, è l'Erice a vincere a mezzo Corona. Prossimo appuntamento il 16 ottobre, le rotaliane faranno visita al Pontinia mentre un'altra trasferta per le siciliane che andranno a casa al grande. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, aver seguito questo incontro. Vi auguriamo un buon sabato e soprattutto una buona pallamano a tutti. Arrivederci. Vi avevamo augurato una buona serata, dobbiamo però ritornare in diretta perché non è finita, mancano 3 secondi ed Erice decide di gettare la palla. Risultato rimane quindi fisso sul 27-23, applausi del pubblico, noi
Vi riauguriamo invece una buona serata e ci rivediamo il 16 ottobre per Pontinia Mezzocorona e Casal Grande Erice e tutto il programma della quarta giornata della Serie A Beretta Femminile. Arrivederci.